Il 20 marzo, alle ore 5 e 14 minuti, è iniziata la primavera. Nel cielo tornano a brillare le stelle delle costellazioni primaverili, mentre tramontano gradualmente a ovest Orione, il Toro e i Gemelli, che avremo modo di ritrovare nel tardo autunno. Sono due le costellazioni che dominano le tiepide notti primaverili, la Vergine e il Leone. La Vergine è contraddistinta dalla bianca-azzurra spica, facilmente rintracciabile prolungando la curva che va dal timone del Gran Carro verso Arturo, la stella rossa nella costellazione del Bote. Il Leone è la costellazione che domina alta l'orizzonte verso sud. È tra le costellazioni più estese, coprendo circa 1000 gradi quadrati di volta celeste. La costellazione rappresenta un leone accovacciato. La forma è quella di un trapezio, ai cui vertici vi sono tre stelle luminose che delimitano il corpo del felino. Regolo è la più luminosa, seguita da Denebola e Algeba. Un altro piccolo gruppo di stelle costituisce la criniera del leone. La criniera, Algeba e Regolo sono facilmente identificabili poiché formano nel cielo una sorta di grande punto interrogativo. Ops! Marte. Eh sì, perché Marte in questo periodo sta transitando proprio nel Leone e risulta ben visibile vicino a Regolo. Secondo la mitologia romana, Marte era il figlio di Giunone e di Giove e inizialmente rappresentava il dio della primavera, della fertilità e dell'agricoltura, ma in seguito venne associato alle battaglie e alla guerra. Fu largamente celebrato dai romani. I suoi figli erano Romolo e Remo, fondatori di Roma, e perciò era celebrato come il capostipite di tutti i romani. Marte è il quarto pianeta del sistema solare ed è anche uno dei più piccoli. Il suo diametro misura infatti solo 6.840 km, poco più di metà di quello terrestre, mentre la sua massa è circa un decimo di quella della Terra. È da molti chiamato il pianeta rosso, essendo il suolo ricco di ossidi di ferro che gli conferiscono questo caratteristico colore. Orbita intorno al Sole in 687 giorni e ruota sul proprio asse in 24 ore e 37 minuti. Il giorno marziano ha perciò quasi la stessa durata del giorno terrestre. Da moltissimi anni Marte è stato oggetto di studio e di osservazioni, ma solo sul finire del 1800 il miglioramento della tecnologia consentì di ottenere visioni nitide del pianeta. Fu per opera di un italiano, Giovanni Schiaparelli, che vennero redatte le prime mappe dettagliate di Marte avvalendosi di una nomenclatura in uso ancora oggi. Schiaparelli per primo riscontrò la presenza sul suolo marziano di strutture e formazioni geologiche notevoli, come il Monte Olimpo, il vulcano più grande del sistema solare, alto ben 27 km, e la Valles Marineris, un lungo canyon molto più esteso di quelli terrestri. Similmente alla Terra, l'asse di rotazione del pianeta rosso è inclinato sul piano orbitale di circa 25 gradi. Marte ha perciò un ciclo stagionale ben evidenziato dalla comparsa e dalla parziale sparizione delle due calotte di ghiaccio sui poli del pianeta. Queste calotte sono composte di acqua e anidride carbonica ghiacciata e la dimensione cambia con le stagioni. L'atmosfera marziana è molto sottile ed è composta quasi del tutto da anidride carbonica, con tracce di azoto e pochissimo ossigeno. In passato si ritiene fosse più spessa, ma il vento solare, non contrastato da una forte magnetosfera, ha finito per consumarla quasi tutta. L'assenza di un campo magnetico apprezzabile è dovuta al fatto che il nucleo di solfuro di ferro del pianeta non è liquido, ma in uno stato viscoso. Ciò comporta anche la quasi totale assenza di attività geologica. L'uomo ha inviato numerose sonde robotizzate verso Marte. Le prime ad atterrare sul pianeta sono state le Viking 1 e 2, lanciate nel 1975 allo scopo di raccogliere informazioni relative al suolo, all'atmosfera e a eventuali tracce biologiche. Da allora hanno visitato il pianeta numerose sonde, come la Mars Pathfinder, Spirit e Opportunity. Tra le numerose scoperte vi è la prova dell'esistenza di acqua allo stato liquido in un lontano passato. Proprio in questo periodo, un nuovo e più grande rover, il Curiosity, è in viaggio verso Marte, dove dovrebbe atterrare in agosto. Ma torniamo alla costellazione del Leone. Regolo è una stella azzurra distante da noi 77 anni luce ed è 160 volte più luminosa del Sole. È
Herschel determinò che si sta allontanando dal Sistema Solare a circa 5 km al secondo. Regolo è una stella doppia. La sua compagna ha dimensioni circa uguali al nostro Sole. Denebola è assai simile a Sirio. Si trova a 43 anni luce da noi e ha una luminosità intrinseca pari a circa 20 volte quella solare. Infine, Algeba. È una stella doppia molto interessante, scoperta da Herschel nel 1782. La sua stella compagna si sta progressivamente allontanando e raggiungerà la massima separazione da Algeba nel 2100. A causa di ciò, in certe occasioni, è possibile osservare la stella compagna con un semplice binocolo o addirittura occhio nudo. Per gli antichi, il leone raffigurava la belva uccisa da Ercole in una delle sue 12 fatiche. Per le civiltà precristiane, a causa della precessione degli equinozi, il Sole entrava in questa costellazione nel periodo più caldo dell'anno e precisamente un mese dopo il solstizio d'estate. Da qui deriva il termine Solleone. Come per le confinanti costellazioni della Vergine e della Chioma di Berenice, nel Leone è possibile osservare numerose galassie, come M66, una grande galassia a spirale a circa 35 milioni di anni luce da noi, scoperta da Messiaen nel 1780 e poi riosservata da Herschel. Negli ultimi 40 anni, nelle sue spire, sono state osservate 5 supernove. Oltre a M66, nel Leone possono essere ammirate le due galassie eteragenti, denominate ARP 87, poste a circa 300 milioni di anni luce dalla Terra. È facile notare come la polvere interstellare e alcune stelle siano strappate dalla galassia più grande per opera del campo gravitazionale esercitato dalla galassia più piccola. Ma cosa fanno gli altri pianeti? Prima di tutto Venere continua a dare spettacolo nel cielo serale, che domina incontrastata fino a tutto maggio. La sua distanza apparente dal Sole si va riducendo e man mano che si abbassa, avvicinandosi a transitare tra noi e il Sole, si presenta ai piccoli telescopi in forma di falce sempre più sottile. Fino a che data riuscite a scorgerla? Rapidamente, dopo il 6 giugno, il pianeta Venere balzerà nel cielo del mattino e alla fine del mese sarà facile ammirarlo come splendente lucifero dopo la lunga stagione da vespero. Ci stavamo dimenticando il più importante fenomeno che vede protagonista Venere, il transito solare, che si verifica ovviamente proprio il giorno della congiunzione inferiore, da noi il mattino del 6 giugno. A causa delle inclinazioni delle orbite di Venere e della Terra si tratta di un fenomeno estremamente raro e questa sarà la nostra ultima occasione, dato che l'attesa per il prossimo sarà di ben 104 anni. Saturno è in ottima posizione, dato che il 15 aprile è in opposizione. Praticamente fino all'estate inoltrata lo potremo osservare facilmente tra le stelle della Vergine. Quanto a Giove, lo troviamo immerso nei bagliori del tramonto per la prima parte di aprile. Poi ricomparirà nelle albe di giugno inoltrato, sempre un po' sopra Venere. Mercurio, infine, ha una discreta apparizione serale nella seconda metà di giugno, sempre basso nei bagliori del crepuscolo. Per quanto riguarda la Luna, i periodi di visibilità del cielo stellato in assenza di disturbo si collocano intorno ai periodi di Luna Nuova, nelle date del 21 aprile, 20 maggio e 19 giugno. Questo è tutto per ora, arrivederci a luglio per una nuova puntata di Occhi al Cielo e Cieli sempre sereni! We'll be right back.